ecco, non volendo rifare, cioè fare tutti i disegni con un programma tipo CAD, eccetera, ho fatto i miei disegni con Excel. Praticamente ogni quadratino corrisponde a 1 centimetro. Qua, come si vede, questo quadrato rappresenta una lamiera, quelle che poi verranno incollate su ogni lato per fare la copertura delle pareti, quelle diciamo esterne. E come vedete qui ora, per saldare una traversa della parte posteriore, ho bisogno di un tubo di 236 centimetri che ora andiamo a tagliare. Ecco, tutti i profili li ho tagliati con questa sega nastro. E ora andremo a fare la misura di 236 cm per la traversa della parte posteriore. Visto che ho misurato da quella parte venendo verso la mia destra, la lama dovrà trovarsi sulla parte destra del tratteggio in modo da essere così corretto. La misura giusta, ecco, così. Ora, perfetto. Qua abbiamo il nostro pezzo da 236 che andremo ora a montare. Ecco qua, adesso andiamo a vedere come montare la traversa sul lato posteriore. L'altro ultimo punto di riferimento è la parte superiore dove verranno le lamiere per fare il tetto. Metterò la mia traversa per così, in modo da avere, diciamo, più o meno riferimento piano per appoggiare poi, per fissare poi la traversa che andrà dall'altra parte. Poi dobbiamo ancora dargli una sbevigliata. Come vediamo è perfetto. Perfetto. In modo che il telaio sia, diciamo, completamente autoportante, quello che è appunto l'idea, anche se il
essenzialmente da portare non c'è molto, perché c'è il tetto, le pareti sono in posizione verticale, per cui non c'è molto da portare. Il controtelaio sotto porterà tutta la cella su quasi tutta la superficie del pavimento, o per buona parte in punti strategici dove c'è del peso, dove comunque ho trovato sia utile. Per rinforzare ancora di più tutta la struttura abbiamo sì sicuramente la parete sinistra, la parete destra, ma qui su tutta la lunghezza abbiamo dei punti dove, se io dovessi comprimere, diciamo qua, viene la forza viene trasmessa sì un po' verso il basso, ma l'idea soprattutto grazie alla traversa qua verso il basso nel pavimento, verso l'avanti. Davanti ci sarà una traversa verticale, o meglio due traverse sul lato, in caso volessi ancora mettere una porta di accesso verso la cabina. Ma qui l'idea è di montare ancora una traversa per così, per il verticale, che andremo adesso a montare, in modo da supportare ancora di più sia il tetto che tutta la struttura in sé. Abbiamo 126,2 misurato sopra, sono dei profili di 50x50, andiamo a togliere dai 126,2 cm 5 cm e abbiamo la lunghezza della nostra traversa. Ecco, abbiamo la nostra traversa da 121,2 cm, adesso andiamo a vedere se va bene. Dobbiamo probabilmente togliere un po' di bava, esattamente. Ecco, è perfetta. Sì, dobbiamo spingere un po', però è normale, un po' di tolleranza se vogliamo. La squadra è buona e ora andiamo a fissare il tutto ancora con la saldatrice. Molto, molto bene.
Poi naturalmente manca ancora tutto quello che è il profilo del tetto, però adesso piano piano continuiamo anche con quello.